presidente del Juventus Club Sangro Aventino, Sergio Travaglini. Dopo il primo anno di vita associativa organizzate il primo evento per festeggiare la vigilia dello scudetto della Juventus. Sì, quest'anno stiamo organizzando questa festa che si terrà l'8 giugno in via Capograssi ad Altino. Dopo un anno di esperienza il nostro club conta quasi 200 soci e quest'anno festeggeremo tutti quanti insieme la vittoria del nostro scudetto, il 31esimo scudetto della Juventus. Faremo un menù fisso che comprenderà un primo, un secondo, un contorno con caffè, acqua e dolce e torta a 13 euro, dopo bevande escluse. E dopo chi vuole degustare birra alla spina, arrosticini, ci sarà la musica, faremo una bella serata, ci saranno anche dei gadget, ci saranno magliette, cappellini, cercheremo di organizzare un bel evento, sarà la prima volta e speriamo che sia una lunga serie. È gradita la prenotazione entro il 6/6/2013. Per info e informazioni potete contattare i seguenti numeri: il 339-8971-980, il 333-91-87-091. Giuseppe Gattone, addetto alle relazioni esterne del club Sangro Aventino, ci descrive un po' la vita associativa. Sì, il nostro club è stato fondato l'anno scorso, ma in un anno di vita siamo riusciti a portare ben 428 persone, e dico 428 persone a Torino, per le varie partite. Siamo stati sempre presenti nelle partite interne e anche a quelle di Coppa. Oltretutto siamo riusciti a mandare molta gente anche alle trasferte. Addirittura è andato un nostro socio a North Island, che sapete tutti dove si trova. Comunque il biglietto che ho in mano, per farvi capire, è un vanto per il nostro club, perché questa è la partita contro il Catania, una partita, se vogliamo, normalissima, ma da qui, da Selva di Altino, siamo riusciti a far partire due autobus con oltre 100 persone, e per noi è qualcosa di veramente positivo. E oltretutto c'erano molti ragazzi, qualche mamma con i bambini, e quindi è stato un qualcosa di veramente eccezionale per il nostro club, che comunque, come ho detto prima, un solo anno è qualcosa di veramente grande, perché per la nostra realtà, come lei pensa, piccolissima, perché se va di Altino alla fin fine, però abbracciamo un po' tutto il comprensorio, perché abbiamo delle associate anche a Lama dei Peligni, a Taranta, a Faro, insomma, a Bomba, oltre quelli all'estero, perché abbiamo pure gente in Belgio che siamo riusciti a mandare. Chiaramente noi ci prefiggiamo sempre l'obiettivo di migliorare, quindi di andare avanti, di cercare di associare ancora altre persone che hanno la nostra stessa fede, il nostro stesso cuore bianconero, e quindi di prenderla come una cosa ricreativa, e soprattutto perché lo sport, ricordiamoci, unisce, non divide. Infatti alla prossima festa che faremo sono invitati anche le persone, i tifosi che non sono juventini, perché sarà un attimo per stare insieme tutti quanti, per farci una chiacchiera, anche un bicchiere, sempre con la dovuta calma e la dovuta tranquillità che ci ha sempre contraddistinto, perché noi siamo andati in molti, ma non abbiamo mai fatto qualcosa di male a nessuno. Siamo solo andati a vedere le partite e ci siamo rilassati anche nel nostro club, che ormai molti vedono le partite, a volte ne siamo 50-60, anche se è piccolo, ma comunque è sempre per ricrearci e rivederci tutti quanti insieme. Dove si trova la sede dello Juventus Club? In via Giuseppe Capograssi a Selva di Altino.